Come non parlare del Team Commando, codice sconto Commando 10. No, ragazzi, Team Commando ha le potenzialità, ma davvero per essere il fiore all'occhiello dello sport, della divulgazione dello sport italiano. Perché io lo seguo dall'inizio. Si sono scambiate diverse persone, quella che è rimasta dall'inizio è Nathan, io Nathan lo adoro. Lo adoro forse perché proviene dalle arti marziali, lo adoro perché è naturale, perché è vero. È un ragazzo meraviglioso, un ragazzo che davvero si fa un mazzo così dalla mattina alla sera, vuoi per il lavoro che fa, vuoi perché si lavora tanto di palestra, ed è un ragazzo che si è evoluto in una maniera impressionante, perché all'inizio del canale di Team Commando era davvero, diciamo, la pecora smarrita nel branco di lupi, erano tutti quanti super preparati e lui era un po' quello che sapeva poco e niente. Invece nell'ultimo periodo devo dire che ha iniziato a prendere le redini davvero del team in comando e quando parla si vede che ha studiato, si sta preparando tantissimo, quindi ma tanto di cappello per Nathan. Detto ciò, degli altri membri non ho trovato molto e non ho neanche di Nathan, in realtà conosco esattamente la preparazione e gli studi che abbia fatto perché non ho trovato granché online. Ecco, secondo me questo team come è composto adesso, se riesce a, come volevano fare d'altronde, se riesce a far intervenire anche gente di altri sport che non siano il bodybuilding, può far davvero molto. Perché le potenzialità ce le hanno, però ecco, se si focalizzano troppo sul bodybuilding e troppo su se stessi, perché ultimamente sempre coppe, sotto gare e codici sconto, a lungo andare possono annoiare. Invece se si parla di allenamento, di tipologie di allenamento, se si danno consigli, se si cambia, se si fanno anche intervenire gente di altri sport, allora pollicioni in su perché c'è tanta roba, c'è tanta roba, hanno la testa, sono ragazzi che vogliono investire, vogliono crescere, e perché non aiutarli? Ecco, ripeto, davvero il Team Commando si è evoluto in meglio, ha lasciato dietro persone che pensavano di essere il centro del mondo, mentre non lo erano, e sta proseguendo alla grande. Quindi, ragazzi, in bocca al lupo.